Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento di New Look Fashion Style, che domenica scorsa ha esordito facendo tappa al centro eventi di Borgo Modige. Bene, la ditta New Look di Anna Bottoni in via Filippo Coridoni, New Look parrucchiera, mi raccomando, ricordiamo, esclusivista della provincia di Latina di prodotti professionali TAE, marchio spagnolo di eccellenza nel campo delle acconciature e dell'estetica. Presenta questa sera le proprie acconciature per grandi e piccoli, unitamente all'abbigliamento per bambini di Due Kids, che si trova in via Cesare Battisti di, come si chiama? Macciacchera Livia, Livia, sì, non ricordavo, di Macciacchera Livia. E poi c'è l'abbigliamento per adulti di New Look di Ronci Elvira in Viale Italia. Da non confondere il New Look con l'altro New Look, quello è parrucchiera, quest'altro è New Look abbigliamento. Bene, inoltre, oltre alle acconciature, questa sera potrete ammirare delle opere di body painting sul corpo di alcune modelle. Prima di iniziare questa sfilata ricordiamo che presso il salone della New Look di Anna Bottoni la giornata del giovedì, mi raccomando, la giornata del giovedì è riservata a una promozione valida per sempre e che consiste in uno speciale sconto di 8,50 € per la messa in piega, che potete approfittare, mi raccomando, il giovedì. È doveroso anche ringraziare la Cocos Bar qui e la pizzeria Margherita per il prezioso supporto logistico per questo evento. Come domenica scorsa vi avvisiamo che la sfilata di stasera sarà ripresa e andrà in onda in differita su SL48, Viva l'Italia Channel e Babel TV. Per sapere le date di messa in onda vi invitiamo a tenere d'occhio la pagina Facebook di New Look Parrucchiera e il sito ufficiale www.newlookparrucchiera.it. Bene, a questo punto possiamo iniziare la sfilata, però devo dire che come tutti gli eventi che organizza Anna Bottoni c'è sempre la special guest che si offre a partecipare come madrina della serata ed è Stefania Maule. La facciamo arrivare, intanto mettiamo un po' di musichetta. Ecco, Stefania ci fa una bella passerella, poi faremo una piccola intervista. Allora, Stefania è di Aprilia, è giovanissima, fa la modella, ma ultimamente si è dedicata anche al bodybuilding ed è anche una personal trainer. La potete notare dalla forma, dal fisico statuario, giunonica, altissima. Io sembro un anno vicino a lei. Stefania, bellissima sei. Questa sera ha un vestito veramente elegante, tutto in pizzo, lavorato in pizzo. Stefania, io intanto ti lascio il microfono e ti volevo chiedere, lei ecco, aspetta che sto lanciando. Si sente Stefania? Bravo. Ok, va benissimo. Allora, Stefania, buonasera a tutti. Che cosa ci racconti, Stefania, della tua vita lavorativa, visto che hai scelto questo tipo di lavoro? Ti racconto, aspetta che ti alzo un po' il volume, se no non si sente. Prova adesso. Urlo. Vai. Dicevo, lavoro come personal trainer, come istruttore in una palestra e nel frattempo studio anche e nulla, gareggio come bikini fitness, come le gare di bodybuilding come accennavo prima e nulla, ogni tanto mi diverto a fare qualche sfilata con corso. Oggi stasera sono qua, mi ha chiamato Anna e
con tanto piacere sono venuta. Brava. Allora, lei è stata premiata da Anna Bottoni nel concorso Un volto per il cinema, sì, 2014, se non vado errato, no? Sì. Assegnandole la fascia di Miss New Look. Inoltre ha partecipato a Miss Italia 2015. Come mai ha scelto? Dice, poche parole, come mai hai scelto questo tipo di lavoro? In realtà è iniziato tutto per gioco. Non mi aspettavo di fare tutte le cose che sono riuscita a fare, sinceramente. Quindi questa sera niente, mi trovo. È una tua passione. Sì, ma sì, l'obiettivo, sì. L'obiettivo qual è il tuo obiettivo? Nel mondo delle sfilate. Dello spettacolo in generale. Ora come ora sto cercando di costruirmi, diciamo, come atleta e come personal trainer, ancora come ora. Però mi piace molto anche tornare qua nel mondo delle sfilate, dei concorsi. Cerco di non lasciarmi. Ma insegni anche in palestra? Sì, sì, sono istruttore di bodybuilding e fitness. Un fisico statuario, gli vogliamo fare un bel applauso? Grazie. Lei si offre sempre per queste cose, quindi viene gratuitamente, giustamente. No, certo. Ecco, quindi è un bellissimo rapporto con Anna e Christian, quindi lo faccio veramente molto volentieri. Va bene, io ti ringrazio. Grazie. Stefania, comunque noi adesso iniziamo con la sfilata, però mi devi fare un'altra passerella. Mi lasci lì. Non ho sentito l'applauso! Bellissima! Complimenti Stefania, anche per la tua forma fisica!